1503. Lo Severino della cantina. Era il 15 gennaio del 1503. Il gran capitano, con Salvo da Cordova, diede un banchetto nell'antica cantina del Sole a Barletta. Ma sapete bene cosa penso delle Italie. Tronfato d'arme e l'altro, Monsieur de la Motte accusò gli italiani di codardia, lanciando una sfida raccolta poi dal valoroso capitano di Ventura, Ettore Fieramosca. In nome di Dio, che io possa morire ed essere l'ultimo dei cavalieri, se non rispondo, Monsieur, a questa ingiuria che gli italiani mi mandano per bocca vostra. E sia, a nome di Dio, ecco il mio appello, che Diego Garcia li prende entrambi in consegna a nome di Consalvo, e sono sicuro lui capirà. È l'episodio dell'offesa e la genesi della disfida di Barletta che ha rivissuto nella storica cantina, dando il via alle celebrazioni dell'evento raccontato da Massimo D'Azeglio e culla del sentimento di italianità. Vivano sempre i bravi di tutte le nazioni! Evviva! Questo può essere un momento di unità vero e proprio, così come nel romanzo di Massimo D'Azeglio si racconta. Quindi il Risorgimento in questo caso è un momento in cui l'italianità vera e propria viene preso a modello e la disfida è uno di quelli. La rappresentazione dell'offesa è ben inserita nel contesto storico-letterario della disfida, cui gli organizzatori dell'edizione 2018 hanno rivolto particolare attenzione. Il contesto storico è anche letteratura e quindi conseguentemente nel momento in cui noi cerchiamo di fare rievocazione dobbiamo tenere sempre presente che stiamo cercando di ricostruire un contesto che nel caso della disfida è un contesto complesso, è un contesto che sì è nel 1503 perché l'evento è avvenuto in quell'anno, ma è anche un contesto lungo, è un contesto che si è formato nella tradizione letteraria che è partita dagli umanisti del 400, 500 per arrivare fino a D'Azeglio e ai giorni nostri. Quindi abbiamo a che fare con un evento che è evento ma è nello stesso tempo struttura. E noi di questo dobbiamo essere molto attenti quando cerchiamo di parlare di disfida e nel momento in cui mettiamo in piedi, appunto, attraverso il contesto rievocativo anche una rappresentazione. La rappresentazione dell'offesa è ben inserita nel contesto storico-letterario della disfida, cui gli organizzatori dell'edizione 2018 hanno rivolto particolare attenzione. L'invito degli organizzatori è dunque quello di approcciarsi a questi giorni di festa con un occhio attento ad un evento che resterà per sempre nell'immaginario collettivo. L'invito per la cittadinanza e per i turisti è quello di riuscire a dare a tutti noi la possibilità serena e tranquilla di operare. Culturalmente questa operazione che noi facciamo mira soprattutto a una tradizione e in modo particolare a che i bambini siano loro un veicolo di trasmissione di quello che accadrà nel futuro, quindi la disfida come momento sì di sfida ma anche di vittoria. Imparare un po' tutti a essere un po' più vicini a quelle che sono le esigenze di una città, le esigenze di una storia, le esigenze della nostra identità è lo scopo principale di questa manifestazione.